Cecilia Scolari, seguo il marketing per l'azienda Alias. Quando ci è stato proposto di intervenire in questo bel progetto, perché io penso che White City sia anzitutto un progetto che ha valenza culturale molto affine a quella che è la filosofia Alias, non abbiamo avuto dubbi. La sfida quindi è stata quella di raccontare quelli che sono i contenuti culturali applicati in questo caso al mondo del design / porte d'ingresso, porte blindate. Questo perché? Perché pensiamo che nella nostra epoca si rischia di prendere tante scorciatoie che portano a pensare all'oggetto come mera funzione, quindi a pensare a un oggetto di design che sia limitato a quella che è la sua funzione e quindi a evitare quella che è il concetto di bellezza. Alias invece ha voluto riportare alla porta, quei contenuti, quei valori che sono dati dalla qualità, dalla ricerca, dalla modernità, che la rendono non più un oggetto ma un progetto. Quindi un progetto che, oltre a servire a chiudere in maniera blindata in questo caso un ambiente, danno all'architetto la possibilità di non avere limiti nella progettazione. Questo è il motivo per cui siamo qui. Wing, l'ala bianca di Alias, apre all'immaginazione di un architetto che, con le mille sfaccettature di tutti i colori a sua disposizione sintetizzati nel bianco, può volare dentro al suo progetto anche superando quelli che sono i limiti normalmente visti nei metri quadrati dati dalla soglia d'ingresso di casa residenziale o urbanistica che sia. E la prima domanda è questa: che cos'è il bianco per lei? Per me bianco è, come dicevo prima, bellezza. Bellezza significa anche futuro, significa ricerca, significa sintesi di tutte quelle componenti che dalla ricerca tecnico-formale a quella anche più squisitamente funzionale sintetizzano in un progetto tutto quello che è il meglio dello stato dell'arte attuale, che però deve sempre guardare il futuro. Quindi bianco per me è questo, bellezza. Parlando invece di benessere, qual è secondo lei il colore che descrive meglio questo concetto? A livello personale, emozionale, io ho sempre avuto una passione per il blu notte. Il blu notte per me è il cielo stellato, è canta, è il guardare appunto oltre e riuscire a precorrere anche se stessi verso il meglio di sé. Quindi mi dà la sensazione della tranquillità, ma nello stesso tempo anche dell'infinito, e questo è il colore del benessere per me, il blu notte.